Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Stefano Parenti Personal Trainer online e a Praga. Oggi andiamo a parlare di un argomento che mi avete richiesto in moltissimi e che è molto comunque dibattuto nel web. Parlare di chimica fa bene, fa male, aiuta comunque le nuove generazioni a capire di che cosa si tratta oppure mette solamente le nuove generazioni a rischio di queste determinate molecole? Qual è la mia opinione in ciò? Molti me l'avete chiesto e adesso comunque vi dico la mia. Ovviamente io ho un canale dove parlo esplicitamente, sempre, quasi sempre, a dire la verità, di molecole. Lo faccio non perché io in primis lo abbia comunque utilizzate tutte. Come sempre io racconto la mia esperienza per quello che ho avuto, che quello che ho utilizzato. Ma ovviamente analizzo anche altri prodotti fortemente pericolosi e fortemente preoccupanti per le nuove generazioni perché possono essere di libero accesso sul mercato. È per questo che io dico che parlare di chimica serve. Serve per quale motivo? Andiamo ad analizzare questo particolare topic. Serve perché ci troviamo i quindicenni e i sedicenni che vanno comunque su internet. Internet è una piattaforma fantastica, ma allo stesso tempo può essere anche pericolosa. Perché può essere pericolosa? Perché il ragazzino di 16 anni va magari su un sito inglese, va su un sito americano, anche siti italiani a dire la verità, perché adesso ci sono tantissimi siti italiani che vendono comunque prodotti borderline, va per esempio sulla e clicca su Epistane o clicca su Superdrol, clicca su Hemstena, clicca su un ormone steroideo che possono essere in qualche modo venduti al libero commercio. Il ragazzo non sa di che cosa, ovviamente, che cosa si tratta Hemstena, non sa di cosa si tratta Superdrol, vede solamente ovviamente la descrizione sul sito che lo proclama come il miglior integratore, anche se un integratore non lo è. Non menziona assolutissimamente gli effetti collaterali, non menziona il fatto che bisogna comunque fare un post psicoterapia, non menziona il fatto che è un ormone steroideo, non menziona tante cose. Ed è per questo che canali come il mio necessitano di esistere, perché almeno una persona meno intelligente vede comunque su questo sito Superdrol. Vediamo un po' Superdrol su YouTube se trovo qualcosa in italiano che parla di Superdrol. Clicca, digita comunque Superdrol, vede comunque uno dei miei video o altri video e capisce che in realtà la cosa è abbastanza preoccupante, che il prodotto può avere una serie di effetti collaterali, che forse non vale, il gioco non vale la candela. Non ricordiamo, anzi no, non ricordiamo, ricordiamo soprattutto quell'episodio che ho raccontato per quanto riguarda quel 17enne che è finito in ospedale per un designer steroid e anche lui non sapeva che cosa fosse quel tipologia di prodotto, l'ha trovato su un sito, l'ha preso e in maniera ignorante, ingenua, come fa un ragazzo di 16-17 anni, comunque prende non pensa che un prodotto che compra su un sito internet che presenta comunque tutta una struttura che paga con carta, lo portano il corriere a casa con la confezione tutta carina, che comunque è un integratore a tutti gli effetti dal punto di vista estetico, non pensa che quel prodotto possa poi portare a dei grandissimi effetti collaterali. Ciò che è successo perché è finito in ospedale, è finito comunque con il fegato, con danni poi permanenti, non neanche danni temporanei, danni permanenti. Ed ecco perché io sono favorevole anzi, ce ne fossero di più di canali dove si analizza e si discutono di questi determinati prodotti, perché ci sarebbero anche molte meno persone che andrebbero così ingenuamente, a colpo sicuro, a prendere questi determinati prodotti scambiandoli per normali e semplici integratori alimentari quando non lo sono. Pensate anche a quell'esempio, per esempio, quell'esempio in America, dove tutti i ragazzi andavano a comprare questi prodotti, questi designer steroid, direttamente al negozio di integratori, perché all'epoca ancora c'era la libera vendita di questi prodotti nei negozi di integratori. Ma quelli che ne potevano sapere, i ragazzi di 16 anni, 17 anni, vedono
Tren Methylate, dicono: oh, che figata! Sembra quasi come il trembolone acetato. Dice, dai, oppure ti dicono sulla descrizione: leggi, dagli stessi effetti del trembolone acetato senza gli effetti collaterali. Cioè, voi pensate nella mentalità di un sedicenne, diciassettenne, diciottenne. Va subito, lo prende subito, non ci pensa neanche due volte, ma invece se noi educhiamo i ragazzi, ci guardate, questi prodotti qui convertono effettivamente in trembolone ed è, sono pericolosissimi perché sono anche metilati, quindi vanno a distruggere completamente il tuo fegato, vanno comunque a distruggere i tuoi reni, sono dei danni permanenti dai quali non ne esci più fuori, quindi anche un semplice ciclo può essere anche il tuo ultimo, la tua ultima esperienza con questi prodotti. Non vanno sottovalutati, ed è per questo che sono favorevole comunque ad educare le persone su questi determinati argomenti. Che poi anche la maggior parte delle persone pensa che utilizzare per esempio Sarma ci si possa diventare Ronnie Cole, ma no, ci danno comunque quella piccola H in più rispetto comunque ad un semplice natural. La maggior parte delle persone che utilizza Sarm, ovviamente a dosaggi umani, quelli che io raccomando, possono andare comunque, o che consiglio nella mia esperienza, perché anch'io non ho mai ecceduto, non ho mai andato, non sono mai andato all'eccesso, ho sempre fatto il minimo indispensabile per avere quel piccolo step in più a livello di performance e a livello comunque di densità muscolare. Che ovviamente ce l'hai quando sei on cycle, quando stai prendendo quella determinata molecola. Poi, quando comunque smetti di prendere quella determinata molecola, quella durezza, quella vascolarizzazione se ne va, sparisce, è ovvio. E finiamola pure a dire che comunque che ah, se prendete Sam siete piccoli, guarda, non sembra neanche che vai in palestra. Non è assolutamente così. Tutte le persone che quando fanno, per esempio, anche io sto facendo un video senza pump, è normale, sono senza pump. Se faccio una foto la pubblico su Instagram, sono ben in pump, sembro comunque un'altra persona, le luci differenti, le angolazioni, mettere la telecamera in un modo, far vedere comunque le braccia, giocare con l'effetto luci, mi metto con l'angolo della telecamera un po' più vicino. È normale, ragazzi, non fatevi infinocchiare da anche un gioco di luce e di prospettive. Le foto sono una cosa, i video sono un'altra, e vedere una persona dal vivo è un'altra ancora. Quindi cercate di essere scevri quando fate comunque i vostri commenti, le vostre perplessità, muovere i vostri anche aspetti negativi nelle vostre conversazioni. Per quanto riguarda quindi l'argomento, il topic, sì, per me è fondamentale insegnare ai ragazzi d'oggi, specialmente nell'epoca moderna, specialmente nell'epoca di internet, cosa c'è sul mercato, perché non dicendoglielo andiamo sempre di più a rischiare che queste persone prendano questi determinati integratori e facciano un errore clamoroso. Non sanno niente, non sanno che cosa stanno mettendo nel proprio corpo e possono rovinarsi la vita per sempre. Quindi 100% concorde che su internet e su YouTube servono canali di questo genere. Io ho ricevuto anche minacce adesso, ti ho segnalato alle forze dell'ordine perché stai parlando di sostanze legali, ma testa di coglione, adesso te lo dico in maniera molto semplice. Io sto facendo un lavoro di informazione e deve essere chiaro che questa è un'informazione. Per me è importante informare le persone, è importante informare i ragazzi a cosa vanno incontro quando fanno e prendono questi prodotti a scatola cieca su internet. Chi non è d'accordo con me può benissimo non essere d'accordo, ma non permetto a nessuno di dirmi che tu mi vai a segnalare per cosa. C'è gente che è proprio non ha neanche il due neuroni che viaggiano a catena nel proprio cervello e sparano solamente merda. Queste persone invece, queste
persone qui andrebbero invece eliminate dal tessuto sociale, perché sono comunque persone che sono rimaste all'epoca medievale e lì dovrebbero essere rimandate. Con questo è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Mettete un like, un commento e scrivete un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate rispetto a questo topic nei commenti. Non vi manderò a quel paese se ovviamente siete comunque rispettosi e fate dei commenti che abbiano del senso compiuto, ok? Ciao, alla prossima.